Lorenzo Resta, una bellissima gara, è forte, sì. Ma come si è fatto, che ha visto lei oggi? È stata una carriera molto difficile, con condizione estrema, favorevole per l'europeo, i piloti d'Europa sicuramente, non per gli americani. La pista era fantastica, ha tenuto un movimento tutto il tempo per tutta la Mangas e l'Italia ha avuto un pochino di sfortuna, però se miramo los otros come l'Olanda hanno avuto más sfortuna che nosotros. Per questo io credo che alla fine è l'equipo mejor che ha ganato in questa condizione e per l'Italia è stato un risultato incredibile. Per me personalmente è dura perché Antonio merita di ganare Nazioni prima di finire su carriera, perché un pilota così che ha ganato 9 volte il titolo di campione del mondo e non ha potuto luchare per le nazioni, non è giusto, e fa male. E questo anno pensavo col numero 19, era 9 titoli più un nazione. Però scherzi a parte, io credo che Antonio merita tanto rispetto per quello che fa, che continua a fare, che abbiamo visto nella pista. Dopo la caduta di gara 1 ha rimontato fino al sesto posto, è incredibile. E Michele Cerpellina ha sito una carriera fantastica, ma lo che mi ha più impressionato è Alessandro, perché Alessandro ha sito una carriera perfetta. E mirando lo che è passato la settimana passata in Imola, con los dos avendo accidente e con Tony avendo un accidente alla prima manga, che ora ha difficoltà di camminare e di vedere, credo che il secondo posto è oro. È ottimo. Lorenzo, tante grazie per tutto l'anno, per essere un grande amico di anni. Sempre. Di anni. Sempre, per me è un orgoglio di tenerti e di essere. L'onore è tutto mio perché l'esperienza è enorme e Néstor Gutiérrez fa un lavoro fantastico. Grazie. Grazie Lorenzo, ci vediamo l'anno prossimo. Sicuramente. Non so, però sì, speriamo. Ma sì. Speriamo. Grazie. Ciao amici. Ciao.